i posti nostri saranno sempre massacrati, ma non soltanto dai cattivi amministratori, che tutto sommato gli amministratori, se sono spinti, se sono osservati, se sono compulsati, alla fine si mettono a lavorare pure loro. Sarà sempre quando si va nelle scuole il problema, ci accorgiamo del nostro. Allora il tema nuovo è proprio quello degli impegni, per quello che ciascuno può fare. Noi così abbiamo fatto. Ringraziamo l'avvocato Carla Cecero, quindi sottolineiamo l'impegno da parte di tutti quanti. C'è qualcun altro che vuole prendere la parola? Magari inviterei anche il candidato. Per molti giovani sì, possono da... anche parlare. Pure il candidato sindaco. Prego. Candidato sindaco. Un saluto. Perdonatemi per il ritardo. Io chiaramente non ho ascoltato gli interventi precedenti, quindi mi riallaccio un po' al tema dell'incontro. Credo che questo paese ha bisogno delle associazioni. Chi ha vissuto in prima persona determinate esperienze sa che negli ultimi 2 anni e mezzo della precedente amministrazione proprio il tessuto delle associazioni è stato maltrattato. Nel senso che in questo paese si è stabilito che per fare una semplice attività in piazza, un'iniziativa di volontariato, un'iniziativa di carattere culturale, le associazioni come questa, il Circolo Pantani e tante altre hanno dovuto corrispondere al comune l'occupazione del suolo pubblico e pagare anche l'utilizzo dell'energia elettrica. Per chi non lo sapesse, per chi non mi conosce, io sono stato consigliere comunale uscente di opposizione, abbiamo fatto una battaglia su questo tema, ponendo un problema essenziale, cioè che tu non puoi costringere un'associazione che si fonda su quello che è il contributo dei soci, poi non puoi costringere un'associazione a versare anche degli oneri al comune. Uno, perché alla fine tu non è che vai in questo modo a risanare le casse comunali, e due, provochi l'effetto inverso, cioè quello di bloccare l'attività delle associazioni. Infatti, a partire da un certo punto di vista, non abbiamo avuto più iniziative in paese. Chi vive la piazza e diciamo, gli altri luoghi di ritrovo sa che non c'è più nulla. Perché? Perché era diventato difficile, è diventato difficile fare attività di volontariato, attività culturale. Allora io credo che di fronte ad una situazione di disagio che c'è, disagio economico, disagio sociale, difficoltà sotto tutti i punti di vista, noi dobbiamo ripartire dal tessuto delle associazioni, perché impegno significa anche fare volontariato, impegno significa fare anche iniziative mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie risorse. Credo che questo paese, che vive a mio avviso una difficoltà profonda, può ripartire solamente se ripartiamo dalle persone che vogliono fare qualcosa, e lo vogliono fare in maniera disinteressata, perché in questa fase noi troveremo tantissime persone che decidono di candidarsi non perché hanno a cuore le sorti di un comune, di un'amministrazione, ma per raggiungere obiettivi più o meno personali. Quindi se noi ripartiamo, facciamo questo sforzo, ripartiamo dalle associazioni, da chi fa volontariato, noi andiamo a riscoprire quello che è l'impegno autentico. Questo paese, e chi affonda le proprie radici in questo paese, questo è quello che ha dato il paese di Francesco Bagni, è il paese dei martiri della rivoluzione napoletana del 1799. Noi dobbiamo ripartire dalle nostre origini, da origini che sono nobili, origini anche contadine, ma origini di persone che lavoravano, che andavano la mattina nei campi. Noi abbiamo delle foto bellissime dove si vede la piazza principale del paese con la lavorazione della canapa. Quelle sono le nostre origini, e noi dobbiamo ripartire dalle nostre origini, perché dalle nostre origini possiamo anche proiettarci verso il futuro. Quindi il futuro che io immagino per questo paese è quello di un paese che deve essere riconosciuto come il paese delle grotte e del vino a spugna. Allora, se noi iniziamo a pensare che questo paese può rivedere la luce attraverso dei progetti seri, noi probabilmente iniziamo ad innescare un meccanismo che è di speranza, ma al tempo stesso un meccanismo che
ci porta a volere più bene questo paese. Ogni anno si fa un'iniziativa che è quella della Sagra del Vino a Spriglia, no? Quella organizzata da Prolo. Con l'apertura delle grotte, noi abbiamo un patrimonio sotterraneo che è bellissimo, però queste grotte non riescono ad emergere, ci sono poche grotte che vengono visitate e vissute. Abbiamo avuto anche momenti in cui in una sola giornata sono arrivati 400 visitatori da altri paesi. Allora io immagino che attraverso questa risorsa possa diventare Cesa un paese dove si può fare turismo. Sembra quasi un qualcosa di fantascientifico, non lo è, la realtà di tutti i giorni. E quindi significa che noi dobbiamo mettere in campo un progetto serio che deve avere come partner importante un'amministrazione comunale. In questo paese, nel senso che fino all'amministrazione precedente, quando si è fatta l'iniziativa e sono venute le persone a visitare queste gruppe, noi non siamo riusciti nemmeno ad accogliere chi veniva, non abbiamo saputo nemmeno indicare dove potevano andare a parcheggiare. Quindi abbiamo dato un'immagine negativa di questo paese. Quindi ripartire da quelle che sono le nostre origini, ripartire dalle tradizioni, puntare sulle grotte e sul vino a Spriglia. Proprio qui, nei dintorni, ci sono ancora le vite maritate a pioppo, che sono in alcuni casi riconosciute anche come delle vere e proprie eccellenze con il vino a Spriglia, nascono in queste terre. Allora, se noi riusciamo a fare un'operazione intelligente, e quindi in questo poi ci dovrà essere il ruolo anche della regione, ci dovrà essere l'utilizzo per quanto possibile dei fondi europei, se noi riusciamo a fare un'operazione di questo tipo, cioè si può diventare, senza grandi sforzi, ma mettendo in campo l'innovazione, la speranza e il coraggio, può diventare un paese dove si può iniziare ad intravedere un orizzonte diverso, che non è quello, perché io sono stanco anche di sentire sempre terra dei fuochi, terra di Camurra, tutto il male possibile. Sicuramente c'è anche questo, ma questo va combattuto con la cultura, che in questo paese non manca, va combattuto con le risorse positive che ci sono in questo paese. E quindi io credo che noi dobbiamo puntare nei prossimi anni su questo, perché è su questo che si può fondare la nuova speranza, perché in questo paese oggi c'è troppo pessimismo, c'è una situazione dove sembra tutto impossibile, sembra dove non è possibile far nulla, è tutto visto in maniera negativa. Io credo che invece noi abbiamo la forza, la risorsa, le risorse, l'intelligenza per poter iniziare a guardare il futuro in maniera diversa. È un paese pure dove noi siamo una piccola comunità sostanzialmente, 2 km² per 8.000 abitanti, dove si è perso anche il senso vero della comunità. Cioè noi dobbiamo recuperare i valori, dobbiamo recuperare alcune tradizioni che sono importanti, dobbiamo iniziare nuovamente a sentirci un'unica famiglia, come avveniva tempo fa. Mi auguro anche che questo lavoro, che è un lavoro, chiaramente non è il lavoro tipico di un'amministrazione comunale, ma che incide comunque sull'aspetto culturale, un'amministrazione comunale lo può fare, quindi superare certe divisioni, superare dei contrasti che talvolta apparentemente sono politici ma sono di altra natura. Dobbiamo ritornare ad essere una comunità che si sa stringere e quindi sa fare forza, sa unirsi nei momenti di difficoltà, e così come si unisce nei momenti di difficoltà deve saper gioire nei momenti in cui c'è qualcosa di così. Io credo che questo paese in tante occasioni ha dimostrato di essere unito e lo può tornare ad essere. Chiaramente io mi rendo conto che oggi ci sono nelle famiglie ci sono delle difficoltà, che la crisi economica colpisce tutti. In questo paese il settore dominante è l'edilizia ed è tutto fermo, quindi noi dobbiamo provare anche nel nostro piccolo a far ripartire questo settore, cercare di individuare attraverso lo strumento urbanistico, il nuovo piano regolatore, oggi si chiama PUC, dobbiamo individuare delle forme
e quindi di pianificazione che consentono anche di incidere su quello che è l'edilizia, perché deve ripartire, perché se non riparte l'edilizia c'è una difficoltà nel tessuto economico. Io credo che la gente ha bisogno di sapere che c'è una possibilità. Io voglio in un certo qual modo, con le idee che stiamo mettendo in campo, incarnare in un certo qual modo quello che può essere un futuro fatto di speranza, di possibilità. È una situazione difficile, perché comunque ci dovremo fare i conti con le ristrettezze economiche, con le difficoltà che sono tipiche di tutti i comuni. Però io credo che quando si decide di candidarsi per amministrare un comune, quindi un ente, tu non puoi trovare rose e fiori, perché altrimenti, voglio dire, non vai a fare l'amministrativo. Quindi è normale che tu trovi delle difficoltà, ma io personalmente, ma credo anche tutti coloro i quali sostengono il mio progetto, non abbiamo paura delle difficoltà. Abbiamo dimostrato in tanti anni di amministrazione in questo paese, non siamo mai andati via. Ogni qualvolta questo paese ha votato il centro-sinistra, non si sono mai dimessi. Ogni qualvolta che viene votato il centrodestra, 18 mesi un'amministrazione, 2 anni e mezzo un'altra amministrazione. Motivo per cui sono andati via, perché al comune c'erano i problemi. Allora io ultimamente faccio una battuta, ma se tu ti candidi per andare a fare l'amministratore di un ente, lo fai anche per risolvere i problemi. Quindi se tu trovi i problemi, evidentemente o hai sbagliato a candidarti, se te ne vai perché ci sono i problemi, oppure decidi di fare un'altra cosa. Poiché questo paese credo che abbia bisogno di amministratori che vogliono risolvere i problemi, ma li vogliono guardare in faccia i problemi, non hanno paura dei problemi, io credo che oggi sia ritornato il momento di votare persone che non sono, come dire, delle eccellenze. Io non mi considero uno scienziato, ma quantomeno abbiano voglia di affrontare i problemi, di provare a risolvere i problemi e sicuramente di non scappare davanti ai problemi. Grazie a tutti. Ringraziamo il candidato sindaco, che ha parlato di associazionismo, dell'impegno che dovete assumere in prima persona, di risorse del territorio che vanno valorizzate. Io non sapevo, per esempio, delle grutte del Bima Sprino, mi sembrano delle ottime, insomma, intenzioni, anche il fatto di guardare in faccia i problemi e di non aver paura di affrontare i problemi, che è cosa importante per amministrare la cosa pubblica. E, qualche altra? Posso, lui non mi ha sentito, ma ha detto quasi le stesse cose che ho detto prima. Però io a parlare di PUC, io oltre all'inizio scolastico io intendo sul commercio. Possiamo lavorare sul commercio qua, gravando a chi apre attività accesa, questo lo possiamo fare. Mi sono convinto e cerchiamo di farlo. C'è qualche altra persona che vuole fare una riflessione? Anche vedo diversi giovani. Allora, vi ringraziamo dell'ospitalità, siamo stati molto bene, vi ringraziamo di essere stati con noi. Grazie.